Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è AgroModernissimo, qua in questo nuovissimo episodio di Pro Farming stagione 5. Allora ragazzi, in questo episodio un po' speciale perché finalmente è la prima volta che registro Pro Farming senza l'ansia addosso. Finalmente ragazzi, vacanze di Pasqua, vacanze pasquali. Sono contento, stavo per dire eccitato, ma no, non è questo il caso in cui dirlo. Allora, qua abbiamo il nostro New Holland che sta andando avanti a seminare, un nuovo campo che ho comprato. E del campo, c'è uno Stroman Terra Vitesse, dopo guardiamo qual è. Ho comprato il campo, perché questo è 105, il campo 5, sto seminando a colza. Allora, cosa andremo a fare in questa bella puntata? Allora, prima di tutto ho finito di liquamare i due campi. Vabbè, sì, c'è qualche sbavatura lì e poi laggiù non l'ho finito del tutto, mi manca qualche metro quadrato, ma purtroppo non ho il tempo. No, scherzo, il tempo ce l'ho, ma non ho voglia di mettermi lì e finire, perché dovrei fare ancora un carico e quant'altro, quindi faremo poi prossimamente. Tanto guardate che belle zozzoni i nostri mezzi, soprattutto il New Holland della Zonhammer, che mi piace tantissimo il dirt che gli hanno applicato, bello, mi piace. No, davvero, cioè come dirt, livello di Farming Simulator 2015, pazzesco. Allora, se tutto va bene, oggi mentre voi starete vedendo questo video io starò già testando il nuovo DLC della JCB, quello ufficiale della Giants. Vi ricordo DLC a pagamento. Comunque vi spiegherò tutto, anche per Farming Italia farò una recensione, se tutto va bene uscirà domani e vi farò vedere un pochino il DLC, tutti i mezzi che ci sono dentro, qualità, così saprete decidere se comprarlo oppure no. E niente, però noi diciamo che non ci accontentiamo di vedere i mezzi sporchi, perché sì, sono belli da vedere sporchi, ma noi li vogliamo anche vedere un po' puliti ogni tanto. Quindi nuova mod, attenzione ragazzi, nuova mod, oggetti posizionabili, eccolo qua, car wash, ta 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 ta. No, calma, allora, qui c'è un piccolo problema, perché, allora, dove lo mettiamo? Io lo metterei anche qua, quasi, allora, perché ragazzi, piazzare gli edifici posizionabili con il joystick è un'impresa, soprattutto se il drive control ti sballa tutte le impostazioni della sensibilità della dead zone. Yeah! Ok ragazzi, penso che riuscirò a trovare un posto dove piazzarlo. Una volta che ce l'avrò fatta, riprenderò le registrazioni. Forse ce l'abbiamo fatta, ce la possiamo fare? No, perché non si può mettere qui? Un cattivone, perché? Qua non lo posso mettere per ovvi motivi. Qui ci piace. No, ehi, tu. Allora, stabilizzato questo. Ok, è venuto un po' da schifo, ma l'abbiamo comprato. Allora, e cos'è? E adesso vi farò una sottospecie di televendita. Cioè, vi proporrò questo autolavaggio fantastico, sistema 3000, autolavaggio 3000. Mi sento tanto, avete presente quelli della Hemiflex, no? Che fanno le offerte solo per oggi, materasso, e vi regaliamo anche le pentole, che non si è mai capito cosa c'entrano. Cioè, solitamente, se compri la batteria di pentole ti regaliamo anche la bicicletta. No, io voglio le batterie di pentole, al massimo regalami delle forchette, se proprio vuoi, ma una bicicletta, sai com'è. Allora, un autolavaggio, e non penso che funzioni in questo istante, perché teoricamente mi serve un po' d'acqua. No, invece funziona. Mi scalerà i soldi, sì, infatti, mi sta scalando i soldi. Però, ta-ta-ta-ta, volete questi mezzi belli puliti? Voilà, ecco la soluzione. Vedete? Con la zavorra non va tanto bene, però, hey, guardate che roba. Vi lascio il link in descrizione, ragazzi. Cioè, compratelo. L'offerta scade fra... Niente, cioè, non scade. Cioè, non c'è un'offerta. Allora, offerte speciali... Ah, c'è il Terra Vitesse, ma non ci interessa. Esse ovunque, perché in questo episodio volevo fare una cosa un po' contro il nostro stile normale. Cioè, è una cosa che non è stata mai fatta in Pro Farming, non, in tutti i miei 100 e passa episodi qui e là, quasi 200 episodi, non ho mai fatto questa cosa, cioè comprare una seminatrice per patate e piantare le patate. Allora, prima cosa da fare, seminatrici, pianta patate, prendiamo quella più grossa perché noi siamo
dei pro, perché altri non seminano le patate, quindi ok. Direi di fare le patate, giusto per comprare nuova attrezzatura. So che forse dovremmo poi rinnovare il parco mezzi, ma voglio comprare un JCB, non so bene se il 3000 o l'8000, comunque uno dei due verrà comprato, quindi non sto qui adesso a comprarmi un nuovo trattore. Allora, fermiamo un attimo questo che lo sistemerò poi off camera per il prossimo episodio. Allora, prendiamo questo, lo lasciamo anche qua, se permetti, ecco, voilà. Come vi stavo dicendo, no, perché Facebook? Ho lasciato Facebook aperto, ragazzi. Errore molto grave. Allora, prendiamo il case magari per andare a seminare patate. Andiamo a trovarci un campo decente. Stai a vedere che devo anche erpicarlo prima, quindi rimango fregato. No, perché stai laggando? È colpa di Facebook? No, non dovrebbe. Perché? Allora, sì, purtroppo questo episodio sembra dare un po' l'idea che io abbia un'azienda un po' alla cavolo. Ma no, ragazzi, non è così. Io in realtà è abbastanza ordinata solitamente la mia azienda, solo che in questo episodio non si sa come mai così. Facebook aperto, cose del genere. Allora, intanto ragazzi, per chi non l'avesse ancora capito, il post che ho fatto ieri sulla pagina Facebook, ragazzi, era ovviamente un pesce d'aprile. Io non venderò mai il mio PC. Chi mi segue da un po' più di tempo lo saprà, io non venderò mai il mio PC. Cioè, è magnifico il mio PC. Cioè, adesso io non è che me ne voglio vantare, anche perché attualmente si potrebbe fare di meglio, ma come sapete, cioè, la tecnologia è così, passa un anno e potete avere allo stesso prezzo di meglio. Comunque, cioè, ne vado abbastanza fiero del mio PC, non lo venderei mai. Mal che vada, nella remota possibilità venderò un pezzo per passare a un pezzo più potente. Ma vendere tutto il PC per passare a PlayStation 4, come era il post che vi ho fatto ieri, mai. E sono contento che la maggior parte degli iscritti l'abbiano capito. E questo, da questo si deduce che ho degli iscritti davvero intelligentissimi. Bravi ragazzi, bravi, sono fiero di voi. E dobbiamo decidere un campo da comprare per far patate, perché non ho voglia di farlo qua in questi campi qua sopra. Ma a parte che potrei anche farlo quasi quasi, ci starebbe anche. E poi grossa è questa simila patate. La pensavo più piccola. Allora, qua è il nostro bel apiario. Dovremmo iniziare anche a mettere qualche serra, ragazzi. Ditemi voi nei commenti se secondo voi devo mettere anche qualche serra. Allora, intanto prendiamo il nostro bel tipo. Dov'è? Eccolo qua. Che ovviamente è fermo, perché come suo solito. Non ho ancora capito come mai ogni tanto si ferma, ogni tanto va. Fa un po' quel che vuole sto New Holland. E lo mettiamo a lavoro. Poi ragazzi, altre cose da dirvi, stiamo preparando, per tutti quelli che amano il cosplay, su Farming Italia stiamo preparando una sezione solo sul cosplay, proprio per creare tipo un'enciclopedia, quindi lì troverete tutto, tutte le guide che faremo, di tutto, aggiornamenti e quant'altro. Vogliamo creare un pochino il punto di riferimento italiano anche per il cosplay, non solo il punto di riferimento italiano per Farming Simulator. E basta con queste notifiche. Vedete ragazzi, qui è tutta gente che mi scrive per dirmi: Agro, mi passi il link di quello. Agro, mi passi il link di quello. E niente, allora, poi vi voglio dire anche qualcos'altro, ma mi sono dimenticato perché sono un tipo abbastanza petulante. Cioè, sì, sono molto loquace in questo episodio. Allora, io vorrei fare proprio una cosa. Ancora, basta chiedere i link. Allora, secondo me adesso arriverà di nuovo qualcuno, perché magari una chat di gruppo, e quindi uno scrive, l'altro risponde, poi l'altro risponde ancora. Vediamo, io non penso riusciremo a farlo, a tirarlo. Ma vediamo la logica di Farming può sempre stupire, no? Mentre nel 2011 abbiamo mezzi che schizzano di qua e di là, non pensate male, qui potremmo avere altre cose. Ah, tra l'altro ragazzi, preparatevi, perché in teoria, teoricamente, arriverà durante queste vacanze pasquali un video in cui tornerete a vedere la mia bella faccia da culo. Ah no, lo sta tirando decentemente, dai. Comunque tornerete a vedere la mia bella faccia da culo,
E quindi preparatevi, adesso devo vedere come organizzarmi. E boh. Allora, qua direi che liquame per adesso. Non so cosa farmene perché abbiamo tanto liquame, davvero. Però è un po' una rottura portarlo in giro. Quindi mi sa che prima o poi lo automatizzeremo. Così siamo tranquilli. Allora, questo lo porterei per motivi di. Per ovvi motivi all'autolavaggio. Così, giusto perché mi va. Quell'autolavaggio lì, adesso magari, o prossimo episodio magari, ve lo faccio vedere. Se non volete proprio pagare niente, potete andare con la botte dell'acqua e rifornirlo con la botte dell'acqua. Vedete lì c'è quel trigger lì. Qui. Voi andate con la botte dell'acqua e lo riempite d'acqua e lui non consuma, cioè non vi prende i soldi. Allora, è una mod ovviamente polacca o rumena, comunque dell'est. Allora. Sciacquati bello, sciacquati, sciacquati. Dai, dai, dai. Niente, le zavorre della sewer non gli piacciono per niente. Se lo porto un po' più avanti. Ma vediamo un po' che trigger ha questo coso. Non ha proprio trigger. Va bene, allora usciamo che sennò ci ciuccia ancora altri soldi. Ci sciuscia, ci sciuscia. Sciusciare altri soldi. Allora, allora adesso questo lo andiamo a portare di là. In realtà ragazzi avevo anche una mezza idea di iniziare a fare un pochino qualcosina con la legna. Ma perché volevo iniziare a fare quella bella cosa di togliere gli alberi, come mi avete consigliato in tanti, quelli che mi danno fastidio attorno alle capezzagne. Solo che mi sono accorto che la maggior parte non sono abeti, quindi con la Scorpion, sì mi pare sia la Scorpion, comunque con la Pons non si tagliano, quindi dovrei fare a mano, però poi per caricarli è un casino, quindi niente, mi ha fatto passare la voglia. Solo pensarci mi ha fatto passare la voglia. Allora. Intanto sono contento che vi sia piaciuto l'episodio di ieri di Eurotruck. So che lo guardano davvero in poche persone rispetto a ProFarming, cioè praticamente una persona su... Ehi, piano. Lo guarda solo una persona su tre, ma se volete fare i bravi fan, mi raccomando, guardatelo, perché soprattutto lo scorso episodio è stato abbastanza interessante, che abbiamo toccato qualche tematica carina e poi c'è stata qualche clip un po' più divertente. È venuto un po' più lunghetto del solito, spero che... Vabbè, se non avete avuto tempo per guardarlo, la maggior parte di voi avrà avuto, cioè avrà tempo durante le vacanze. E per il resto potete anche saltarlo, non lo so. Fate quel che volete, cioè. Il tempo è vostro, gestitelo come volete. Allora, ok. Allora, questa la sistemiamo. Dovremmo anche lavarla, ma no. Allora, facciamo che magari stacco la seminatrice da mais e vado a seminare patate, così chiudiamo l'episodio seminando patate. E ok, sì ragazzi, mancano le patate. Ah, tra l'altro adesso vedrete a breve, sapete che vi ho detto che c'è un mio compagno di classe che ha aperto da poco un canale YouTube e sta facendo video. Io lo sto aiutando un pochino per quanto riguarda insegnare un pochino a montare, dare idee, supporto, queste cose qua. E niente, venerdì probabilmente, cioè non probabilmente, devo andare, lo aiuterò a montare una blindfold challenge fatta tra un suo amico e una sua amica molto prosperosa, proprio per dirla così. E niente, poi vi linkerò anche il video se volete vederlo. Deve crescere ovviamente, però i buoni propositi ci sono, io non facevo così tante visual all'inizio, cioè... Praticamente le visual che fa lui le facevo io quando avevo 1000 iscritti e lui ne ha 40 qualcosa, quindi i buoni propositi ci sono e può migliorare tantissimo, ma anche c'è già una buona base. Adesso vediamo come sistemare il tutto ciò. Allora adesso andiamo a posare questa qua, non so perché sto parlando così. E niente, allora E tra l'altro ragazzi ho deciso che voglio iniziare un po' a premiarvi un po' di più del solito. Quindi adesso farò venire in un episodio Punny, quello che ha vinto lo screen contest un po' di un mesetto fa, e perché lui deve venire. Poi magari ogni mese farò un'estrazione, tipo un mini contest tra perché è finita così? Non dovresti essere lì in quella posizione. Comunque ogni mese magari farò un'estrazione, un giveaway o un contest in cui potrete vincere, avere l'onore di partecipare a un episodio di ProFarming. Questo perché ho bisogno di mano d'opera ragazzi, ho bisogno di gente che venga ad aiutarmi soprattutto con il liquame.
Tra l'altro, ragazzi, ringrazio tantissimo STV Modding e Gianlu Farmer, perché sapete che nello scorso episodio abbiamo parlato, abbiamo nominato la Bossini B200. E beh, voglio farvi vedere una piccola cosa. Adesso, rullo di tamburi. Ta-ta, eccola qua. Me l'hanno passata per fare dei test e la troverete su Farming Italia sicuramente quando uscirà. Adesso un pochino bloccata perché, vi spiego, c'è questo discorso della patch, che tra l'altro avevamo anche già affrontato nel video con Black Lion, e comunque gli servono ancora qualche script per continuarla, quindi per adesso niente. Vi lascio magari qualche screen adesso in sovraimpressione, intanto iniziamo a seminare potate. Ah, che bella questa texture, mi mancava. Texture delle patate. Patate power! E comunque, vi stavo dicendo, vi lascio qualche screen. Comunque gli mancano degli script, quindi per adesso si concentreranno su altro. So che sta mettendo mano a qualche rimorchio di Marco Lussi e quant'altro. E voi tenetevi pronti, perché comunque faremo in modo da rendere partecipi sia STV che Gianlu Farmer alla community di Farming Italia, perché veramente si stanno contraddistinguendo davvero tantissimo. Ah, e poi nota di servizio, purtroppo a malincuore vi annuncio che Marco Fiat 850 Modding ha deciso che mollerà il modding, o almeno lo metterà in pausa per adesso, per motivi personali, e ha molti impegni, quindi non può dedicarsi al modding. E un po' mi dispiace, ha detto che rilascerà ancora il maschio Falco, l'erpice, che uscirà a breve. E poi niente, il resto ce l'ha Miro Z, ha comunque tutti i suoi modelli 3D a cui sta lavorando, che ce ne sono alcuni che non avete ancora visto, ma comunque vedrete a breve, davvero carini, quindi niente, vedremo di portare avanti con lo staff di Farming Italia. Un pochino dispiace, però dai. Dai, troveremo anche altri modder, sono sicuro che altri modder inizieranno anche questo percorso. Niente, allora ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per... Sì, qua pieno di gente che avvia giochi qui e là, cioè casini vari. Niente, con queste bellissime inquadrature da Gromoderni è tutto, guardate. No, ok. Da Gromoderni è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Come al solito, like, commentuzzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo sui social network. Mi raccomando, fatemi conoscere i vostri amici. Da Gromoderni è tutto, questa outro è più lunga del mondo. Ciao a tutti ragazzi.